Roma, 28 maggio 2018, sono con Christian, io mi chiamo Andrei, io bevo caffè di qualità. E noi siamo Le Cap de Pirenne. Allora, la cosa interessante di questo evento, e ringrazio Christian per l'opportunità, è che in qualche modo abbiamo fatto incontrare il mondo dei caffè di qualità, dei caffè cosiddetti specialty, con il mondo dei vini di territorio. Christian, che cosa significa? Che cos'è un vino di territorio? Che cosa lo contraddistingue rispetto, non lo so, se posso dire, un vino normale? Ma guarda, per noi la nostra idea di vino di territorio è un vino che racchiude il territorio dal quale viene prodotto, ovviamente, il vignaiolo e tutte le peculiarità di una zona, di un'area che vengono riportate poi in un bicchiere di vino. Vini definiti, vini netti, vini schietti. Beh, e quale migliore definizione ci potrebbe stare anche per i caffè specialty di qualità? Alla fine, come l'abbiamo già provato tante volte anche assieme, un caffè di qualità è un caffè che racconta la storia di un territorio, perché tu sai dove è la piantagione, conosci l'agricoltore, il contadino, sai come è stato lavorato, sai anche la filiera di produzione di questo caffè, che rispetto al vino c'è il passaggio importante della tostatura, e poi lo prepari in bicchiere, quindi assolutamente è la medesima cosa. Tu hai avuto modo di anche assaggiare e approcciarti al mondo dei caffè di qualità. Che cosa ti piace del caffè? Ma allora, innanzitutto, noi ci siamo approcciati al caffè soprattutto grazie a voi, perché ci siete stati di grosso aiuto. L'idea è un pochino quello che hai detto tu, cioè il fatto che noi sentiamo molte similitudini tra quello che è il mondo degli specialty coffee e quello che è il mondo di questi produttori qui che sono oggi alla degustazione. Esatto. No? Quindi nel caffè di qualità, nei caffè che abbiamo avuto modo di assaggiare insieme, io ho ritrovato un po' una rivoluzione del gusto, che è quella che col vino è iniziata 15 anni fa. Tanto tempo fa. E oggi finalmente penso che piano piano anche in Italia anche si stia iniziando col caffè. Fare la stessa cosa. Bisogna fare la rivoluzione pure col caffè. Sì. Allora, siamo qui per fare una coffee revolution insieme a una wine revolution, che per fortuna è già iniziata prima di quella del caffè, e quindi avanti tutta. Siamo partiti un po' prima, ma adesso ci siete pure voi. Quindi. E quindi parola d'ordine, hashtag revolution. Revolution. Revolution, perfetto.